Capitolo primo, episodio del porcellino. Ci procureremo del cibo, gridò Jack. Andremo a caccia finché verranno a prenderci. Simone li guardò tutti e due, non disse nulla, ma scosse il capo sventolando i capelli neri avanti e indietro, e il suo volto era raggiante. Ralph guardò giù dall'altra parte, dove al largo non c'era scogliera. Più ripido, disse Jack. Ralph unì le mani a coppa. Quel pezzo di foresta laggiù, la montagna la tiene su. Su ogni angolo della montagna crescevano alberi, alberi e fiori. A un tratto la foresta si agitò, ondeggiò con un rombo. La distesa dei fiori sulle rocce più vicine fu scossa da un tremito, e per mezzo minuto una fresca brezza spirò sui loro volti. Ralph aprì le braccia. Tutta roba nostra, risero e fecero capriole lassù sulla montagna tra grida felici. Ho fame. All'annuncio dato da Simone anche gli altri si accorsero di aver fame. Andiamo, disse Ralph, ora sappiamo quello che volevamo sapere. Sgattaiolarono giù per un pendio di roccia, saltarono giù tra i fiori, poi si aprirono la strada tra gli alberi, ma si fermarono a esaminare con curiosità i cespugli che li circondavano, e Simone parlò per primo. Come candele, cespugli, candelabri, gemme di candele. Il sempreverde dei cespugli era scuro e profumato, e molte gemme si protendevano alla luce, ma ancora chiuse, sembravano di cera, d'un verde pallido. Jack ne schiantò una col coltello, e il profumo li inondò. Gemme di candele. Non si potrebbero accendere, disse Ralph. Sembrano, ma non solo candele. Candele verdi, disse Jack con disprezzo. Non sono da mangiare, andiamo. Dove la foresta cominciava a farsi più folta, tra il tonfo dei piedi stanchi sul sentiero, si udì un rumore, uno squittio e un battere duro di zoccoli sul suolo. Si spinsero avanti e lo squittio divenne frenetico. Trovarono un porcellino impigliato in un intrico di rampicanti. Si avventava contro quei cordoni elastici, impazzito dal terrore. Aveva una voce sottile, insistente, pungente come un ago. I tre ragazzi corsero avanti e Jack levò di nuovo in aria il coltello, facendo roteare il braccio con gesto teatrale. Ci fu una pausa, un intervallo. Il maialino continuava a gridare, i rampicanti a tendersi e la lama a sfavillare in cima al braccio ossuto. La pausa fu abbastanza lunga perché si capisse che enormità sarebbe stato quel colpo dall'alto in basso. Poi il porcellino si liberò dai rampicanti e scappò via nel sottobosco. Essi rimasero a guardarsi l'un l'altro e a guardare la scena di tanto terrore. Sotto le lentiggini la faccia di Jack era bianca, si rese conto che teneva ancora il coltello alzato e abbassò il braccio, ripose la lama nel fodero. Poi tutti e tre risero senza vergogna e cominciarono ad arrampicarsi verso il sentiero che avevano lasciato. Sceglievo il punto buono, disse Jack, aspettavo solo un momento per decidere dove colpirlo. I maiali si infilzano con un bastone, disse Ralph con ferocia. Lo sanno tutti che i maiali si infilzano con un bastone. Ai maiali si taglia la gola per far uscire il sangue, disse Jack, altrimenti la carne non si può mangiare. E perché tu non l'hai? Lo sapevano benissimo perché non l'aveva colpito, per quell'enormità del coltello che scendeva a immergersi nella carne viva, per quella cosa insopportabile, quel sangue. Stavo per colpirlo, disse Jack. Egli era davanti a loro ed essi non potevano vedergli il volto. Sceglievo il punto buono, un'altra volta. Sfoderò il coltello d'un colpo e lo conficcò in un tronco d'albero. Un'altra volta, niente pietà. Si guardò intorno con aria feroce, sfidandoli a contraddirlo. Poi emersero nella luce del sole e per un po' si affaccendarono a cercar cibo e a divorarlo, mentre scendevano giù per il solco verso la piattaforma e la dunata.